Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi recensiremo una delle stampanti multifunzioni della Brother più vendute in questo momento. Dopo la sigla, la recensione completa. Nel frattempo, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like. Il modello è l'MFC L2710DV. Vi parlo subito delle caratteristiche tecniche. Parliamo di una stampante a laser che ha la funzionalità stampa fronte retro, automatica, scansione, copia e fax. La velocità di stampa è di 30 pagine per minuto. Tramite il cassetto MP è possibile stampare sulle lettere di vario formato. Può stampare fino a 10 buste alla volta e prima di inserirle assicuratevi che gli angoli delle buste siano ben appiattiti. Mentre la capacità del cassetto della carta formato A4 è di 250 fogli, praticamente mezza risma di carta. Con il toner TN2420, ovviamente originale, è possibile stampare fino a 3000 pagine. E la bella notizia è che questa multifunzione accetta anche i toner compatibili. Sotto al video, oltre al link della stampante, trovate anche il link del toner compatibile. E come avete visto dal video, è davvero facile estrarre il toner e cambiarlo. Lo scanner è ad alta velocità, con un nuovo ADF molto più performante che riesce ad ospitare fino a 50 fogli. Ovviamente la stampante è dotata di connessione Wi-Fi e quindi è possibile stampare e scansionare da smartphone o tablet grazie alle app Brother, come l'iPrint Scan, Apple AirPrint o Google Cloud Print. Inoltre, con il Wi-Fi Direct puoi collegare la tua stampante al tuo dispositivo mobile senza dover ricorrere a un router wireless o a un hotspot. Ora vi mostro posteriormente cosa troviamo. Ovviamente troviamo l'entrata per l'alimentazione. Sulla destra troviamo la connessione Ethernet per collegarlo con il cavo Ethernet e l'USB, quindi per collegarlo anche tradizionalmente. Qui possiamo aprire lo sportellino ed estrarre i fogli inceppati. Infine, in alto, abbiamo l'entrata RJ11 per collegare sia il fax, quindi attraverso la linea del telefono, e utilizzare anche la multifunzione come ponte, quindi possiamo collegare anche un telefono. Ora vi mostro un po' il pannello di controllo, dove troviamo il display LCD, due linee per 16 caratteri, e i tre pulsanti principali dove è possibile farla funzionare sia come copiatrice, scanner o fax. Il pannello di controllo è davvero semplice e intuitivo da utilizzare. Troviamo i tasti direzionali per muoverci all'interno del menu, il tasto cancella. Abbiamo i tasti numerici dove possiamo comporre sia il numero per quanto riguarda il fax oppure scegliere il numero delle copie. Sempre sulla destra nell'angolo troviamo poi il pulsante inizio che ci permette di fare la copia oppure di dare l'invio, il pulsante stop per stoppare la stampa o magari la scansione, pulsante di accensione nell'angolo in alto a destra. Sulla sinistra troviamo altri pulsanti, quello più importante è quello della Wi-Fi, quello delle opzioni e quello di copia identità, che ci permette di scansionare un documento come una tessera sia frontalmente che posteriormente. All'interno della stampante trovate il CD che comprende i driver per il vostro sistema operativo. Se non avete il lettore CD non c'è problema, perché basterà andare sul sito della Brother e scaricare il driver, il pacchetto completo. Ovviamente poi vi basterà installarlo seguendo i passi step by step. Vi ricordo che nella confezione è assente il cavo USB, quindi se avete intenzione di collegarlo attraverso questo cavo, sotto al video trovate il link per acquistare il cavo USB adatto a questa stampante, trovate il link della stampante e il link del toner compatibile. A me è piaciuta tanto perché ha molte funzionalità ed è molto semplice da utilizzare. Vi ripeto, per chi è interessato, sotto al video trovate il link. Se avete apprezzato questo video potete ricambiare iscrivendovi al canale e lasciando un bel like. Non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!